Dietro le quinte di questo percorso c'è una volontà di portarvi a osservare la realtà fuori dalle chiavi di ammaestramento, che sono invece molto forti, sono collettivamente costruite su piani di condizionamento che possono essere legati ai media piuttosto che all'uso dei telefonini, piuttosto che a quello che leggete, e che servano i percorsi 3 anni a permettervi di ritornare in una parte di osservazione vera di voi stessi e del mondo. Per fare questo, e come tecnicamente diciamolo, se ogni volta che fate una scuola, un modulo, io vi chieda di stare per 2 giorni nella vostra casa 12. Quindi uscire dal io sono della prima casa, io possiedo, appartengo a una famiglia della quarta, ho una coppia della settima, io vi chiedo ogni volta di tornare nella 12, che è il settore che vi ha portato sulla terra, che preannuncia la nascita, ed è il settore che vi porta fuori dalla realtà. Perché? Perché è il settore del dormire, del morire e dell'andare in esilio. In quel settore vi ci porto, attraverso gli studi che facciamo, e da quel settore lì è impossibile essere ammaestrati. La visione ritorna a essere una visione fuori dalla realtà. Si è un po' in una sorta di vetta in cui si vedono le nuvole e si può osservare la luce del sole. Lì si può vedere la ragione della vostra incarnazione, si può vedere il campo psicogenealogico da cui venite. Quindi qual è la storia della vostra famiglia che vi ha motivato a entrare dentro questa esistenza? Vi ricordo che alla luce di quello che negli ultimi anni abbiamo osservato, il progetto psicogenealogico familiare viaggia sull'80% delle ragioni del vostro vivere quotidiano. L'80% delle vostre scelte è programmato dalla famiglia. Ciò che resta di quel 20% viene ulteriormente gestito da quella che è la realtà esterna e personalmente ritengo gestito da interessi di natura sistemica, collettiva, che poco hanno a vedere col vostro benessere, col vostro benessere. Quindi, per poter in qualche modo osservare il programma che sto utilizzando, devo uscire dal sistema e osservare il sistema da fuori, altrimenti io non so, finché rimango nel sistema, che cosa sto vivendo. Sento una forza che mi tira, un programma che mi si accende, ma essendo all'interno non lo vedo. Quindi vi chiedo ogni volta che faccio questi corsi di uscire dal vostro schema e vi accompagno ad un'osservazione esterna. Delle volte accompagno qualcuno chiedendo agli altri di osservare, e le testimonianze che noi diamo quando leggiamo il tema natale di qualcuno sono più utili per quelli che osservano che per la persona a cui viene letto. Perché quelli che osservano hanno modo di vedere anche la causalità, la sincronicità di certi eventi previsti dal piano, e si dovrebbero interrogare come facciamo noi a sapere in anticipo che all'età di 28 anni sarebbe accaduto questo piuttosto che quest'altro. Già questo suscita interesse perché è veramente una conferma di quanto la pista di indagine ci porti verso il vero, la conoscenza del vero, che ho scoperto recentemente essere una delle motivazioni sacre per cui io faccio questo lavoro. E mi sono anche chiesto se la ricerca del vero sia quello che può interessare gli studenti, o se sia una motivazione sufficiente per aprire un'accademia e andare avanti tutti questi anni, o se è una motivazione sufficiente per i clienti che mi vengono a trovare. E la risposta che mi sono dato è no. Le persone che vengono a farci una consultazione non vengono per capire il vero nella loro esistenza, vengono per sapere come togliersi un problema che
creato ad hoc in maniera da non poter ragionare e pensare sul vero, sulla verità. E quindi faccio un doppio lavoro ostile, di ostilità nei confronti del cliente. Il primo, non gli rispondo alle sue esigenze. Infatti escono tutti molto insoddisfatti dicendo: ma ero venuto per sapere se separarmi o meno, ed esco fuori senza saperlo. E nello stesso tempo però li trasporto in una parte di loro in cui possono osservare il loro programma e decidere se andare avanti per quel programma lì o cambiarlo. Perché una volta che volessero continuare a utilizzare lo stesso schema decisionale che li ha condotti da me, il programma che hanno è già scritto. Perché l'unica cosa che si può fare veramente per modificare l'esistenza è cambiare la capacità di osservare e di decidere ciò che avete di fronte. Quando agite in un ambito coscienziale, cioè cambiate lo stato di coscienza, allora si può intervenire sul destino. Perché altrimenti ogni scelta, altrimenti su una motivazione, è sempre la stessa. Per dire in maniera semplice, se è la paura che vi motiva all'interno di determinate decisioni, è inutile che io vi dica qual è la decisione migliore che nasce dalla paura, che risponde ad una paura. Perché qualunque sia la risposta che vi do, più o meno intelligente, se la motivazione è la paura, è comunque sbagliata. Non esistono decisioni che possono essere corrette se la motivazione primaria è la paura. Mi capite in questo? Quindi sono chiamato a farvi vedere che la motivazione per cui state in pena è qualcosa di totalmente errato. Non si può vivere nella paura, vi devo far vedere da dove viene questa paura, vi devo far vedere che non è vostra, ma che è stata programmata dal femminile, dal lignaggio femminile da quattro generazioni, e una volta che avete osservato tutto questo potete decidere se obbedire a quella paura o starne fuori. Lì, secondo me, avviene la vera rivoluzione. Avviene la scoperta della vera identità del soggetto. Il soggetto torna libero.